Guarda, che sono fortunato che sono biondo perché i capelli bianchi ancora non ce li ho. La prima che scopriamo è single. No. Mi hanno, diciamo, fotografato migliaia di volte. Allenatrice di nuoto, tra l'altro. A lei devo tutto. Inizia a essere un tasso dolente questo. Un sacco di volte, sia per cercare le immagini di qualche gara così, poi anche per vedere le notizie relative a me, insomma, vedere se qualcuno scrive brutte cose o soltanto belle cose, speriamo. Quindi andiamo, vediamo cosa hanno cercato più riguardante il mio nome. La prima, Instagram. Diciamo che sono molto social e mi piace molto postare le foto relative a quelle che è tutto quanto il mio mondo, appunto il mondo del nuoto, far vedere a quelli che sono gli appassionati della maniera in cui mi alleno e poi soprattutto mi piace un sacco postare foto riguardanti quelli che sono i miei viaggi. La seconda ricerca, età. Inizia a essere un tasto dolente questo. Visto che non sono più ormai giovanissimo, agonisticamente parlando, visto che tra un mese, il 18 aprile, compirò 28 anni. La terza, altezza, 1,90 m. Abbastanza, ma non sufficiente, perché a livello internazionale, tra tutti quanti gli atleti, sono diciamo uno dei più piccolini. Peso, ovvero 84 kg. Quinta e ultima, Armani. Diciamo che molta gente, secondo me, mi conosce soprattutto per questo e di sicuro l'esperienza con Armani nei 5 anni con cui ho lavorato con lui e la sua equipe mi ha aiutato molto comunque a crescere nel numero appunto di fan in giro per il mondo. Tanto è che molti ormai quasi mi indicavano come il modello. Continuiamo con il secondo cartello. La prima che scopriamo è single. No. Da quando avevo 17 anni ho sempre avuto fidanzate. I periodi da single, diciamo, sono durati soltanto qualche mese. Seconda, origini. Sono di origini veneta, vengo da un piccolo paesino, penso sconosciuto a molti, di nome Tombolo, provincia di Padova. Sono molto legato a quelle che sono le mie origini, mi piace sempre far ricordare che sono italiano, ma sono anche veneto. La quarta, tatuaggio. Ne ho soltanto uno qui al centro della schiena, fatto ormai quasi 11 anni fa, quando avevo 17 anni. Innanzitutto il simbolo dell'acqua, il kanji giapponese appunto che significa acqua. L'avevo fatto soprattutto come scommessa con mia mamma, visto che lei era contro i tatuaggi. Io all'epoca feci il mio primo campionato europeo giovanile e gli dissi: mamma, se riesco ad arrivare in podio appunto agli europei, mi dai permesso per fare il tatuaggio. Sono arrivato terzo nei 50 stile in quell'anno. La prima chiamata che ho fatto è stata a lei e non gli ho detto sono arrivato terzo, ho detto prenoto il tatuaggio. Dai, con questa, modello. Ne parlavamo prima con Armani, ma poi soprattutto anche con molti altri brand. Mi hanno, diciamo, fotografato migliaia di volte. Terzo cartello, fidanzata. Fidanzata dovrei dire bella, abbastanza famosa. Decisamente più forte di me e medagliata, con un medagliere molto più pesante rispetto al mio. Lei, Rossella Fiammingo, 2 volte campionessa del mondo di spada, scherma ovviamente, argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Io abito a Roma, lei è catanese, quindi vive e si allena in Sicilia e siamo i maggiori finanziatori di quelle che sono le compagnie aeree, perché quando abbiamo i weekend liberi siamo sempre sopra qualche aereo per riuscire a vederci, giustamente, perché sennò sarebbe impossibile. Guglielmina Cosma. Vi domanderete di chi è questo strano nome, questo nome particolare. È di mia mamma, allenatrice di nuoto, tra l'altro. A lei devo tutto. Insomma, mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili, la mia più grande tifosa. Genitori, la cosa più importante per loro era che mi divertissi. Nuoto. È quasi palese dire che è la mia vita. Grazie al nuoto ho fatto delle esperienze incredibili. Esperienze che comunque ai miei coetanei e quelli che sono anche i miei amici nemmeno penso potrebbero immaginare di poter vivere, quindi gli devo veramente tutto. Ultimo foglio, oro europei, dovremmo mettere il plurale, ori. Visto che appunto ho vinto l'europeo di Londra in vasca lunga e l'europeo di Copenaghen in vasca corta,
training. Devo dire che il nuoto penso sia uno degli sport più faticosi dal punto di vista sia fisico che mentale. Sei da solo con la linea nera sul fondo della piscina a ripetere vasche, vasche, vasche una dietro l'altra. È tosto, però senza di questo non si va da nessuna parte. Vita privata. Diciamo che non sono stato mai uno troppo, diciamo, esposto a quello che è il mondo, diciamo, della cronaca rosa. Sono contento, sono felicemente fidanzato. Non è un problema se non ci fanno le foto una volta che usciamo dai ristoranti o altre cose. Dove si trova? Questo sembra quasi una ricerca di uno stalker, no? Tipo indirizzo, numero cellulare. Dove si trova? Io abito a Roma, però potrei trovarmi ovunque. Dei periodi sto a Tenerife ad allenarmi con la nazionale, in giro per il mondo per le gare, altri collegiali in giro per l'Italia o per Europa. Siamo, diciamo, dei vagabondi. Ragazzi, grazie mille di avermi ascoltato. Un saluto a tutti voi di Fanpage. Grazie mille. A presto. Thank you.